sono partiti con l'idea di avere un modello architettonico BIM e piano piano siamo entrati sempre più dentro il modo di lavorare grazie a BIM e quindi ci è venuto naturale piano piano avere la necessità di espandere questo processo anche a tutte le altre fasi della progettazione e del controllo. Ciò è nato da un'esigenza fondamentale, quella di riappropriarsi del nostro pensiero completamente, no? Gli edifici sono un po' come il corpo umano, per noi edifici sono fatti di acqua, che è una cosa che non vediamo, e quindi noi normalmente lavoriamo delle cose con cui non possiamo interagire veramente, che sono impianti e strutture. Una cosa che purtroppo per molti anni in Italia si è fatta, fino agli anni 70, così. E poi si è persa, e l'architetto è diventato semplicemente qualcuno che dà una veste all'edificio. E noi invece questa cosa non ci sta bene, quindi qualche volta ho tentato di recuperarla per controllarla, per far sì che l'edificio sia un organismo completo. Siamo comunque sempre più convinti che un investimento iniziale, per un di tempo, porterà poi a dei risultati per cui ne valsa la pena. Io l'architettura la vedo a modello tutti i giorni, quindi non è detto che non mi sento architetto, anzi, molte volte vedo anche oltre quello che l'architetto pensa e disegna su un foglio di carta. Quindi no, aspetta, no. Anche quello che faccio io è un progetto, cioè anche il mio lavoro è progettare un metodo di lavoro completamente diverso da quello che si faceva. Innanzitutto, se vogliamo parlare anche all'estero, bisogna un po' distinguere, nel senso che l'estero è molto generico, no? Ci sono paesi in cui l'integrazione è fortissima, penso ad esempio alla Svizzera, in cui gli architetti hanno sempre costruito i loro progetti, le loro idee attraverso proprio la tecnica, la costruzione, gli elementi della costruzione. No? Di fatto, no? Poco tempo fa parlavamo uno studio di strutturisti svizzeri mi chiedevamo come mai ancora non è in BIM, e loro hanno risposto, ma perché in verità lo siamo già, perché il loro Certo. modo di ragionare, al di là del software o della strumentazione, lo fanno già naturalmente. No? Altra cosa invece la Francia, dove effettivamente purtroppo c'è un grande specialismo, che è una cosa positiva, aiuta comunque a vedere figure che assorbono una serie di cose. Però frammenta molto il processo e rende difficile anche quindi una sintesi, perché spesso la sintesi poi viene fatta invece dalla società di costruzioni, dai promotori, che sono anche loro, in verità, le figure insieme a quelle delle società di ingegneria, forse in Francia sono più sensibili rispetto alla società di ingegneria a questi temi. Non è un caso che Bouygues Construction e Vinci sono tra i primi a essersi interessati al BIM Sì. e sono anche quelli che sono più avanti da questo punto di vista. Quando vuoi avanzare, diciamo, l'asticella della qualità delle esigenze, devi per forza fare questo, no? Quando tenti di essere un'avanguardia, devi per forza farti carico di una serie di cose che normalmente spettano ad altri, per portarti poi le altre figure dietro. Quando, diciamo, il contesto è pronto, alla fine cominciare a lavorare a livello, a partire di sforzi normali. Al di là della preparazione che hanno poi le altre figure con cui ci relazioniamo e che a volte ci viene, tra virgolette, controllare, comunque se stesso è l'eccezione che tante cose vengono demandate poi all'ultimo momento, perché poi il bene o male la soluzione in cantiere si trova, se non questo è un po' frustrante. La cosa più frustrante dal punto di vista pratico è stato quello di dover controllare le cose altrui, che magari cose, progetti proprio altrui che non competevano a te. In generale la parte più frustrante è stata quella di una sorta di inerzia veramente al cambiamento, no?
ogni volta che noi parliamo del BIM e del, diciamo, del modo di lavorare, spesso ti scambiano per gli editori Autodesk. Ci chiedono, ma voi volete venderci qualche programma? Certo. No, noi vogliamo cercare di condividere in modo diverso di vedere le cose, di lavorare insieme, no? E questa è veramente la cosa più frustrante. Così mancasse una sorta di curiosità e di spinta al cambiamento. Poi soprattutto in un momento in cui l'Italia, parlo l'Italia, in verità non so in altri paesi, ha bisogno di cambiare, no? E ha tutte le carte per poter cambiare, comunque le capacità ci sono, le intelligenze ci sono,